Buongiorno, oggi andremo a preparare dei chicchi di caffè, che sono dei biscotti a forma di caffè, di chicco di caffè, al sapore di caffè appunto. Allora, gli ingredienti sono 200 g di zucchero, 200 g di burro freddo tagliato a pezzettini, 4 tuorli, 80 g di fecola di patate, che io ho messo insieme a un cucchiaio abbondante di caffè macinato, 2 cucchiai di caffè solubile e poi un cucchiaio di cacao amaro. Comunque poi sotto vi metterò sempre la ricetta completa giù nelle info. Gli altri ingredienti sono una bustina di lievito pane degli angeli, o comunque una bustina di lievito per dolci, una bustina di vanillina e un po' di latte, quanto ne richiede. Io ne ho pesato 50 grammi, poi vedremo alla fine quanti ne andremo ad utilizzare. Ok, adesso... Ah, mi sa che ho dimenticato la farina di dirvi. Sono 340 grammi. Comunque giù nelle info trovate la ricetta completa. Adesso passiamo alla preparazione. Allora, andiamo ad inserire nel boccale lo zucchero. E andiamo a dare qualche colpo di turbo. Andiamo ancora. Adesso raccogliamo il tutto sul fondo e poi diamo un altro colpo di turbo e raccogliamo di nuovo tutto lo zucchero sul fondo del boccale. Ok, a questo punto, dopo aver raccolto tutto lo zucchero sul fondo del boccale, andiamo ad inserire tutti gli ingredienti rimasti tranne il latte. Quindi farina, burro, amido di mais, scusate, la fecola di patate, caffè solubile, caffè normale e uova, il lievito e la bustina di vanillina. Quindi ci resterà solo il latte fuori. Ok, a questo punto impostiamo 15 secondi, velocità 6. Raccogliamo di nuovo il tutto sul fondo del boccale e facciamo andare per altri 15 secondi, sempre a velocità 6. Andiamo a raccogliere di nuovo il tutto sul fondo e iniziamo ad impastare il tutto. Quindi andremo ad impastare il nostro bimby per 2 minuti spiga. E a questo punto, mano a mano, andremo a versarci un po' di latte. Allora, sono passati 2 minuti e io i 50 ml di latte li ho messi tutti, quindi vi faccio vedere com'è venuto l'impasto. Ecco qua. Adesso lo vado a mettere in un piatto e vado a formare una palla. Che per raccogliere quello che rimane vicino alle lame, basta dare qualche colpo di turbo e l'impasto andrà a finire tutto sul bordo del boccale. Adesso vado ad amalgamarlo e vado a formare una palla. Allora, dopo averla amalgamata per bene, ho fatto una palla e l'ho schiacciata in questo modo. Vedete com'è bassa? E la vado a coprire con la pellicola e la vado a mettere nel frigo per mezz'ora. Allora, sono passati 30 minuti e a questo punto ho acceso il forno in modalità statico a 160 gradi e con l'impasto vado a preparare delle palline. Le dispongo sulla teglia da forno dove ci ho messo la carta da forno. Le palline non devono essere più grandi di una noce e cercare di farle tutte della stessa grandezza più o meno. Ecco qua. Allora, una volta fatte le palline, le andremo a pressare leggermente con le dita. Allora, una volta schiacciati tutti, vi faccio vedere, in questo modo, prendiamo un coltello
con la parte liscia dove non c'è la lama, andiamo a fare delle incisioni al centro, proprio come per creare la forma del chicco di caffè. Allora, ecco come si presentano. In questo modo hanno proprio la forma del chicco di caffè. Adesso li vado ad infornare. Con questo impasto mi sono venuti 68 biscotti. Ok, a questo punto li vado ad infornare nel forno già caldo, statico, a 160 gradi per 15 minuti. Allora, ecco come si presentano i biscotti una volta sfornati. Quando li togliete dal forno sono morbidi morbidi, poi quando si raffredderanno diventeranno proprio belli friabili e duri, insomma. Che dirvi, la ricetta a questo punto è terminata, spero che vi sia piaciuta, se vi è piaciuta mettetemi un mi piace, se volete iscrivetevi anche al mio canale, come sempre alla fine del mio video metterò anche un piatto dove comunque sistemerò i biscotti. Vi lascio un bacio, alla prossima ricetta, ciao ciao!